Grazie a tutti, benvenuti a questo incontro tanto atteso. Avremo queste prime due relazioni, la prima relazione padre Amedeo Cencini e la seconda la dottoressa Migliarese. Questa giornata vuole fomentare l'interazione, quindi anche vorremmo che ci fosse appunto dare spazio anche alle domande del pubblico. Il tema della misericordia non riguarda un semplice aspetto della nostra vita, quello penitenziale e morale, ma tocca il nostro modo di pensare Dio e noi stessi. La misericordia non è un attributo divino, la misericordia è il modo di essere di Dio. Che la misericordia è l'amore che va oltre la giustizia. La misericordia è ciò che è all'origine della vita, ciò che è all'origine del mondo, ciò che è all'origine della nostra esistenza. Tenere conto, prima di tutto, della misericordia che abbiamo ricevuto, prima di parlare della misericordia che siamo chiamati ad amministrare, a donare agli altri. Presento adesso la dottoressa Mariolina Ceriotti Migliarese, ci parla di misericordia in famiglia. A me il compito di portarvi su un terreno molto operativo. Perdonare non è affatto una cosa facile, è una bella parola, è una parola di cui ci riempiamo anche un po' la bocca, ma è veramente difficile perdonare. Spontaneamente l'uomo non è portato a perdonare. Il perdono si deve imparare. Si impara, quindi vuol dire che è qualche cosa sul quale noi dobbiamo educare ed educarci. Quindi abbiamo una responsabilità di educare noi stessi davanti a questo difficile compito del perdono, ma abbiamo poi la responsabilità di educare. La domanda, dal mio punto di vista, io l'approccio evidentemente dal punto di vista della mia professione, della mia esperienza, è questa: che cosa è necessario? Quali sono le attitudini umane necessarie per poter perdonare? I componenti di questa tavola rotonda sono i membri di questo gruppo di ricerca sul tema del perdono, composto da psicologi, filosofi e teologi. Io volevo soffermarmi sulla quotidianità del perdono. Perdonarsi, perdonare agli altri e essere perdonati. A me è sembrato cruciale collegare il perdono al Padre.